comunicazione che recupera una interpellanza presentata dal gruppo Progetto Sannazzaro che non è stata inserita nell'attuale ordine del giorno, la dico io in sostituzione del proponente. Interpellanza del sindaco e assessore competente. Il gruppo civico Progetto Sannazzaro, rappresentato dal consigliere comunale Roberto Zucca, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale della giunta, presenta questa interpellanza. Premesso che in data 7 marzo 2013 sono verificati i seguenti eventi che hanno creato problemi e disagi alla cittadinanza: cedimento strutturale alla pavimentazione in asfalto in una vasta superficie dell'area spettacoli, sito in piazzale Mainoni, allagamento di una vasta area del parcheggio in portico, sito in piazza Mercato, che ha costretto alcuni ambulanti a fare svolgere della propria attività e che ha causato in contempo disagio alle persone in transito. Tutto ciò premesso, si chiede alla codesta amministrazione di spiegare perché sono accaduti questi fatti e se non era possibile prevenire i pomeriggi preventivi programmati, quando e con quali modalità verranno ripristinate le zone danneggiate. Cosa si pensa di fare per evitare in futuro che in futuro si ripresentino gli stessi danni dovuti a quanto giorno di pioggia? Consigliere comunale del gruppo civico Progetto Sannazzaro chiede di inserire questa interpellanza all'ordine del giorno del Consiglio comunale. Lascerei la parola all'assessore dei lavori pubblici. Oggi i lavori sono già finiti, è stato fatto un carotaggio in un'area che è tutto iscritto vasta, c'è un'area di 5.000 metri quadrati, c'è la cosiddetta area vasta del Consiglio comunale. È 1,50 m x 1,50 m. Abbiamo fatto un carotaggio e il cedimento della pavimentazione lì proprio la nostra tecnica del piazzale è stato dovuto probabilmente alla presenza di uno strato di lodola nel processo di decomposizione e compattamento. Quindi questa è stata la verifica che è stata fatta, la verifica è stata fatta in una profondità di 2 metri, lo scavo è stato riempito con materiale arido, quindi siamo a posto. Coperto, aspettando che la carne è per quanto riguarda il discorso dell'acqua nella piazza, noi non abbiamo ottenuto nessuna eccezione, probabilmente c'è stata, adesso non succede più, c'è stata la chiusura di una determinata ora, c'è stata ripulita, di un territorio probabilmente, poi di volta in volta vengono ripulite. Nel programma di inizio è stato un avvenimento particolare per il quale noi non abbiamo avuto nessun riscontro. Zucca vuole replicare? Beh, il problema del vasto e del non vasto non è di grande importanza, quando c'è un disagio è un disagio, basta. No, per quanto riguarda il resto, un vasto se di là c'è, quale dire che si scappa? Ecco, no? Dopodiché, se non fosse così non ci sarebbero neanche i lavori pubblici, oppure ci sono appunto devono segnare fuori. La fortuna che ripristinano per bisogno di ripristinare, poi se si riesce anche a fare qualche cosa di prevenzione che non ho sentito invece nella risposta, meglio ancora. E per quanto riguarda appunto i lavori, apprendiamo che sono stati fatti e ci auguriamo che appunto in futuro vengano preventivati. Prima così almeno non succede un dire. Per quello che riguarda il discorso della non avete avuto nessun riscontro, io non so, la gente ha reclamato, i giornali hanno scritto, o si inventano tutto, qualcuno probabilmente qualche riscontro l'ha fatto. Si vede che il disagio non è stato così. Si vede che il disagio non è stato così grave se noi non abbiamo avuto nessun riscontro. Per quanto riguarda la prevenzione, non abbiamo la sfera di cristallo per sapere quando e dove c'è un cedimento strutturale. Basta pianificare. È già pianificato, è pianificato. Scusate, non abbiamo la sfera di cristallo. Direi che abbiamo già dedicato troppo tempo all'argomento. Passiamo, abbiamo capito tutto tutti. No, è un modo con il quale di procedere, sicuramente. È soddisfatto della risposta, Zucca? Parzialmente. Prego Zucca, che va bene. Parzialmente. Va bene. Allora,
passiamo al secondo punto, che è l'approvazione dei verbali della seduta precedente del 18 marzo 2013. Ricordo che erano assenti i consiglieri Vidali, Bellini e Fuccini. Avete letto i verbali, favorevoli all'approvazione? Astenuti? Grazie. Punto successivo, numero 3, conferimento della cittadinanza onoraria a Don Battista Nicolini. Caro Don Battista, le leggerò adesso alcune parole istituzionali, che non sono però solo di forma, e forse sono insufficienti per dimostrare tutto l'amore e la riconoscenza che la cittadinanza di San Lazzaro le deve. Ho voluto qui con me il sindaco Chiesa, presso la cui comunità attualmente Don Battista ha trovato la cittadinanza, perché è un amico che mi sembrava doveroso condividere con lui questo momento di riconoscenza e di gioia. Le conferiremo la cittadinanza onoraria dopo, ma mi verrebbe da dire che l'onore è tutto nostro. Visto che Don Battista Nicolini ha lasciato circa 2 anni fa, dopo 70 anni di sacerdozio, il servizio di cappellano e cercando una soluzione di vita più consona al suo avanzato stato di età, ha trovato collocazione e ospitalità presso una famiglia amica del comune di Mezzanabigli, dove è residente dal giugno 2011, considerato che Don Battista Nicolini ha svolto la sua missione con dedizione, amore e vicinanza nei confronti della nostra comunità, che i cittadini di San Lazzaro dei Borgonti di diverse generazioni non possono dimenticare la passione con cui si è dedicato all'educazione e alla formazione spirituale di tanti giovani in qualità di insegnanti di religione alla scuola media Maria Angela del Canari e di guida spirituale presso l'oratorio parrocchiale, che la cittadinanza tutta gli è grata per l'impegno profondo e l'entusiasmo con cui si è occupato per lunghi anni del restauro e dell'abbellimento del settecentesco santuario, della sua dedizione e il suo amore per l'arte hanno reso uno stento capolavoro di bellezza il santuario appunto della Madonna della Fontana, che oltre che luogo di culto molto caro ai San Nazaresi, è anche un luogo ovviamente di preghiera, che Don Battista Nicolini ha contribuito con la sua opera alla valorizzazione e all'arricchimento del patrimonio storico, artistico e culturale della nostra città, con la quale, grazie anche alla sua comunicativa e naturale simpatia, è riuscita a costruire e mantenere nel tempo un legame affettivo sano e forte. Per queste ragioni e in considerazione dell'ampio valore culturale e umano che la sua figura rappresenta, il Consiglio Comunale, il Sindaco e soprattutto la città di San Lazzaro dei Borgonti vogliono rendergli omaggio con il conferimento della cittadinanza onoraria, segno ideale di appartenenza a questa comunità. E nel medesimo momento gli occhi gonfi di lacrime.
Ecco, io vorrei che queste lacrime di gioia volassero lassù nel cielo azzurro, come stelle, a formare la parola grazie, il mio grazie. La mia storia sannazzarese incomincia con un incontro molto strano. Incontrai negli anni 30, quando entrai in seminario dopo le scuole elementari, due persone, due ragazzi, entrati qualche anno prima. Uno si chiamava Stefano Misani e l'altro Gino Cerri. Il primo lasciò il seminario qualche anno dopo e l'altro continuò e diventò sacerdote, Don Gino Cerri. Erano due sannazzaresi. Stefano è morto giovane, ma non l'ho più rivisto. L'altro, Don Gino, morto giovanissimo, mentre era parroco a Valossa Bigli. Conoscendo queste due persone, ho saputo dell'esistenza di San Nazzaro. Anzi, fu per una circostanza dolorosa che per la prima volta vidi di passaggio, anzi lo attraversai con un mezzo che era di moda allora, il moschito, per andare a Valossa Bigli, per i funerali del caro Don Gino Cerri. Poi venne trasferito il 10 dicembre 1949 a San Nazzaro, provenendo da Sant'Angelo Lomellina, dove avevo esercitato il ministero dal 1946. Questa è la mia modesta storia, il resto lo sapete. Presto verrà la grande storia dell'aldilà, ed è quella che conta, ed è la storia di tutti. Io vi auguro di viverla bene, tale da meritarvi la promessa di Gesù agli Apostoli. Non temete, non lite timere, nomina destra scritta sunti in cielo. I vostri nomi sono scritti in cielo. Il Santo Don Orione ci ha insegnato, il vostro orologio segni sempre l'ora di fare il bene. Vi voglio fare una confidenza. Sono orgoglioso di essere un cittadino sannazzarese, un vostro concittadino. Grazie, Don Battista. Grazie. Ci sono interventi? Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione. Favorevoli al conferimento della cittadinanza di San Nazzaro a Don Battista Nicolini? Tutti favorevoli, grazie. 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 Ciao.